Bentrovati a questa nuova puntata dedicata agli ex giocatori e allenatori rossoblù. Oggi abbiamo il piacere, per me è un onore, di avere qui con noi Paolo Nicolato, allenatore della Nazionale Under 21. Benvenuto Paolo. Grazie, grazie dell'invito. Allora, prima domanda, giusto così per rompere il ghiaccio, le chiedo come sta e come sta vivendo questo momento particolare. Beh, sto bene, grazie a Dio, e adesso certamente è un periodo sicuramente un periodo diverso anche dal punto di vista lavorativo, insomma, quindi dobbiamo trovare un po' delle soluzioni nuove, cerchiamo di percorrere strade diverse dal solito, insomma, ecco, cercare di ottimizzare al meglio. Certo, non è il periodo ideale, ma dobbiamo cercare di tirare fuori il meglio di quello che si può. Ecco, passando poi al vivo dell'intervista, le chiedo come è nata la sua passione per il calcio, quindi come è entrato poi in questo mondo tanto odiato, ma anche tanto amato da noi che lo facciamo tutti i giorni. Guarda, l'esperienza cioè, è nata dalla passione del bambino, insomma, che avevo per il calcio. Ho avuto sempre una grande passione, e fin da piccolino ho cominciato giocando, poi abbastanza presto mi sono reso conto, insomma, che non avevo grandi possibilità come calciatore, ma però sono sempre stato molto appassionato dello studio del calcio, dell'approfondimento proprio della materia calcio in senso generale. Ho cominciato ad allenare molto giovane, quindi parliamo del 1986, quindi avevo 21 anni, 22 anni, insomma, è partita da lì, ecco. È la stessa passione che mi muove adesso, insomma, quella proprio per il calcio in sé, insomma, più che per tutto quello che ci sta attorno. La sua passione per il calcio l'ha portata poi anche a sperimentare e provare un po' tutte le categorie del settore giovanile e anche il calcio femminile, fino poi ad approdare al Chievo Verona, dove ha trascorso 4 stagioni importanti. Le chiedo quanto è stata importante per la sua formazione la gavetta. Quanto è stato importante stare a contatto per i giovani e quindi in generale anche per tutte le persone che vogliono fare gli allenatori, quanto è importante la formazione di fatto continua. Ma il mio è stato un percorso un po' strano, nel senso, ho sempre vissuto la giornata, ho fatto una decina d'anni di dilettanti, prime squadre dilettanti, ho fatto prime squadre femminili, Serie C, ho fatto un po' di tutto, insomma, ecco, e tutto è importante perché tutto insegna qualcosa, insomma, dal punto di vista della gestione del gruppo, dal punto di vista dei rapporti, dal punto di vista tecnico, dal punto di vista tattico. Tutto cresce la propria esperienza e tutto viene utile in alcuni momenti, insomma. Poi sono entrato nel Chievo nel 99, ci sono stato 15 anni, è stato un percorso molto lungo, pieno di soddisfazioni. È stato lungo perché mi sono trovato molto bene e nonostante le opportunità ho sempre preferito privilegiare la mia possibilità di lavorare libero, di lavorare bene, di lavorare con persone che stimavo, quindi ho fatto questo lungo percorso che ci ha portato a risultati importantissimi, insomma, però tutto, io credo che tutte le esperienze servano per crescere, insomma, ecco, quindi è importante fare esperienze, è importante farle in pieno, è importante accettare anche le esperienze che non vanno magari molto bene, è importante far tesoro di quello che si vive perché poi viene sempre utile. Ecco, io prima ho detto erroneamente 4, ma sono ben di più le stagioni al Chievo Verona, sono 15, quindi è erroneamente 4, il mio numero preferito ce l'avevo in mente. E dopo il Chievo Verona è arrivata la panchina del Lumezzane nella stagione 2014-15, una stagione particolare che comunque si è conclusa poi bene con la salvezza. Io ti chiedo come hai vissuto quella stagione, quindi comunque conclusa bene con la salvezza, e che ricordo hai del Lumezzane, insomma. Guarda, è stata sicuramente un'esperienza non facile, questo è indubbio, è un'annata
molto complicata anche per la società, in annata è molto complicata anche per la società, insomma, ecco. Devo dire che il contesto non era semplice, dopo chiaramente anche io ci ho messo del mio, non sono riuscito sicuramente ad esprimermi al meglio di quello che potevo, probabilmente, però anche quella era un'esperienza che io ricordo come un'esperienza dal punto di vista della crescita molto importante per me, insomma, ecco, mi ha aperto gli occhi su molte cose che magari anche l'allenatore deve tenere conto che non sono solo quelle del campo, ma sono anche quelle esterne al campo. Quindi ho mantenuto dei rapporti con dei giocatori che comunque mi hanno dato tanto. È stato, è vero, un anno molto tribolato, è stato un anno che ci ha portato una salvezza molto difficile, ripeto, in un contesto in cui sicuramente la società in quel momento non viveva le sue annate migliori, insomma, ecco, e è la dimostrazione poi quello che è successo poi in seguito. Io, come ti dico, come ti ripeto, per me è stata comunque un'esperienza molto importante dal punto di vista della crescita, dal punto di vista del capire delle cose che prima magari in un ambiente un po' più protetto e più, come dire, dove mi muovevo con molta più esperienza, magari non avevo preso in esame, insomma, ecco. Per me, io non rinnego niente di quello che ho fatto. Certamente dal punto di vista sportivo mi aspettavo di più, mi aspettavo di più, mi aspettavo di aver fatto una scelta, magari anche avrei dovuto forse fare una scelta anche più razionale, ma per me, ripeto, è un'esperienza che mi è servita e sono consapevole del fatto che avrei potuto fare di più. Ecco, esatto, tu hai citato appunto, lei ha citato appunto quegli anni difficili per il Lumezzane, però poi sono serviti, come diceva, per la sua crescita ed è arrivata poi la chiamata della nazionale. Io quello che le voglio chiedere è questo: quando ha ricevuto la proposta, la telefonata della nazionale, che emozioni ha provato? Io penso nazionale, per me la maglia azzurra o comunque a qualsiasi livello rappresentare l'Italia per uno sportivo penso sia l'apice. Quindi che emozione ha avuto quando ho ricevuto questa proposta? Ma guarda, la proposta, a dire il vero, è venuta ancora l'anno prima, insomma, che io ero sotto contratto con Lumezzane e, diciamo, già in quel momento mi aveva colto, cioè, mi aveva, come dire, dato una grande gratificazione, insomma, perché quando ti cerca la nazionale, poi quando cerca soprattutto uno come me, che non ha un percorso importante da calciatore, quindi non ha quei canali, diciamo, anche di conoscenze che solitamente servono per entrare in alcuni ambienti, insomma, ecco. Poi quando mi hanno richiamato dopo alla fine della mia esperienza in nazionale, scusami, a Lumezzane, per me è stato molto semplice dire di sì, insomma, il palcoscenico internazionale è una cosa che mi interessava, soprattutto dal punto di vista, diciamo, lavorativo, vedere panorami diversi, vedere ambienti diversi, vedere metodologie diverse, insomma, dal punto di vista della mia crescita e della mia esperienza personale, quella era per me era una proposta, insomma, perfetta, insomma. E poi, vabbè, il percorso all'interno nazionale è stato per certi versi stupefacente, nel senso che ha superato le mie aspettative, insomma, a parte il primo anno di 18, che era una nazionale, diciamo, che non aveva competizioni internazionali, solo amichevoli. L'anno del 19 è stato l'anno diciamo, della medaglia d'argento ai campionati europei, poi l'anno dopo i mondiali, insomma, siamo arrivati in semifinale, insomma, e poi c'è stata la promozione in Under 21, anche questa veramente inaspettata da parte mia. Sono quelle cose, quelle situazioni che ti fanno capire che uno, se fa le cose con passione, c'è sempre qualcuno, insomma, che le apprezza, ecco. Vincere è sempre difficile ed è sempre importante, qualsiasi categoria, qualsiasi competizione. Ha trovato però differenze tra, per esempio, il torneo Arco di Trento o il Beppe Viola, ora non vorrei Sì, è confondere, uguale, uguale. Sì, sì. con il Chievo Verona e comunque l'argento poi in Finlandia nel 2018 con la nazionale. È sempre bello, è sempre importante vincere, ma c'è differenza tra squadra di club e nazionale?
c'è una grandissima differenza. Io guarda, sono stato fortunato perché con Chievo appunto, ho vinto il torneo di arco per la prima volta nella storia del Chievo e lo scudetto poi per la prima volta nella storia del Chievo. Però il lavoro del club è un lavoro che tu puoi, diciamo, affrontare con molta più pazienza, con molta più precisione per certi versi, perché è un momento in cui tu i giocatori li hai praticamente sempre, quindi puoi avere un tipo anche di didattica diverso. Nel club devi ottimizzare il poco tempo che hai a disposizione, devi cercare di non sbagliare la scelta dei giocatori, che è la cosa principale. Non è difficile perché in questo momento non sono tantissimi, quindi non è difficile sbagliarla, ma comunque devi saperli motivare, devi sapere far diventare una squadra in pochissimo, la squadra deve diventare squadra in pochissimo tempo. E poi c'è il contesto internazionale, che è un contesto di, diciamo, dal punto di vista agonistico di primissimo livello, insomma, c'è un livello generale che è molto, molto, molto alto, insomma, ecco. Quindi sono due lavori che vorrei dire che sono molto diversi fra di loro, seppure uno aiuta l'altro e chiaramente ti dà il lavoro in campo internazionale, anche tattico, anche tecnico, ti dà una visione molto diversa di quella che avevi prima. Insomma, anche nel mio caso, che vengo da una scuola che era una scuola molto schematica, molto, come dire, legata a un calcio fatto di memorizzazione, di schemi. Poi quando invece devi metterti a lavorare su concetti diversi perché non ci sono i tempi per memorizzare, ti fa crescere, ti fa capire che ci sono anche altre cose, che ti fa porre al centro forse di più il giocatore rispetto alle tue idee, insomma. Quindi in poco tempo mettere assieme tanti ragazzi provenienti da squadre diverse, quindi caratteristiche di gioco diverso, però tutti uniti dalla stessa bandiera, quindi dalla nazionale. E su questo le chiedo, quando scende in campo e c'è l'inno della nazionale, io mi concentro su questo perché per me è un'emozione molto grande. Qual è l'emozione più grande che prova quando sente l'inno, ma anche più in generale quando semplicemente rappresenta l'Italia in Guarda, diverse situazioni? per semplificartela, proprio ti posso dire che ormai sono, forse questo è il quinto anno che sono in nazionale e gli inni, insomma, le presenze sono parecchie e ti devo dire che faccio sempre una gran fatica, soprattutto le notti iniziali, a partire con l'inno perché l'emozione è sempre grandissima. È difficile spiegarvi quello che si prova in quel momento lì, anche nella, magari in un'amichevole, non dico solo nella competizione internazionale in sé, insomma. È veramente per me, almeno non so se sia così per gli altri, ma immagino di sì, diventa difficilissimo proprio anche far uscire la voce, ecco, all'inizio. Quindi è una grande emozione sapere di rappresentare il proprio paese, sapere di essere arrivato in quel livello, anche, voglio dire, grazie alla mia passione, o forse esclusivamente grazie alla mia passione, al mio impegno, ma soprattutto rappresentare il tuo paese è una cosa che non è difficile da spiegare, no? Va oltre ogni tipo di altra gratificazione. In questi ultimi anni la nazionale in generale ha ridato tanto entusiasmo al paese, nazionale maggiore, ma soprattutto il movimento anche under 21 e giovanile. Ora gli stadi è vero che sono vuoti e quindi la presenza del pubblico, si sente, ma voi percepite questa rinata passione attorno alla nazionale, anche con stadi vuoti? Sì, no, sicuramente i risultati di questi anni, noi anche a livello giovanile siamo stati 3 volte vicecampioni d'Europa negli ultimi anni, quindi sicuramente la nazionale A è stata un grande traino anche per noi. I molti giovani che dall'Under 21 e ancora in età in Under 21 peraltro sono in nazionale A. Il tipo di gioco che è diventato un gioco per tutte le nazionali, insomma, cerca di essere un gioco abbastanza propositivo, cerca di essere un gioco poco sparagnino, insomma, e quella voglia che c'ha comunque la gente di avere una nazionale che sia all'altezza, che sia comunque al di là delle vittorie e delle sconfitte, che sia una nazionale che la rappresenti, insomma. E a me sembra che questo sia un processo che è scattato da un po' di tempo, noi siamo molto felici perché
un'altra cosa a cui puntavamo, insomma, cercare di ricreare un po' di entusiasmo, ce n'era bisogno dopo magari l'uscita dalle qualificazioni degli ultimi mondiali che aveva creato un grosso problema anche alla federazione stessa, insomma. Quindi il primo obiettivo era ricreare entusiasmo, mi pare che siamo sulla strada giusta, è chiaro che non sarà possibile vincere sempre, è chiaro che se non sarà possibile voglio dire, continuare su questo standard probabilmente, però si vede che c'è la voglia, che c'è l'entusiasmo, che c'è la voglia di fare, che ci sono dei ragazzi che sanno di rappresentare un paese importante. E prima ha citato come tanti ragazzi ancora in età under 21 hanno già esordito, comunque già si allenano con la nazionale maggiore. E su questo le faccio due domande. Quanto è da stimolo per i ragazzi giovani sapere che in nazionale maggiore c'è spazio, ma più che spazio c'è un mister propenso a dargli fiducia? E qual è il rapporto che ha con il mister Roberto Mancini, se c'è un dialogo, immagino di sì, che sia costante, ecco. Ma guarda, è chiaro che vestire la maglia nazionale maggiore è il sogno di tutti, no? E noi abbiamo avuto la fortuna in questi anni, per merito di Roberto Mancini e anche per merito della qualità dei giocatori, noi siamo riusciti a mandare in questo biennio Pellegrini, Bastoni, Tonali, Ken, Locatelli, Zaniolo, sono tutti giocatori che potrebbero fare l'Europeo con me. E sono in nazionale A. Questo ci dà un po' di garanzie sul futuro della nazionale A, innanzitutto anche in termini temporali, e soprattutto è da stimolo anche agli altri giocatori. È chiaro che in questo momento in Italia non riusciamo a produrre un gran numero di giocatori, insomma, ecco, che possono facilmente sostituire questo tipo di talento. Però è stimolante cercare di raggiungere quell'obiettivo, perché quell'obiettivo è il sogno di tutti, giustamente, ed è giusto che sia così, insomma. Per quello che riguarda il Paco Mancini, è ottimo, nel senso che ho trovato un commissario tecnico che è aperto alle qualità e non all'anagrafe, insomma, ecco, e non all'età. Questa è una cosa molto importante. È importante per noi che sappiamo di poter contare su un commissario tecnico che gratifica i giocatori bravi. Ecco, in parte mi ha già risposto alla domanda che volevo farle. In base alla sua esperienza e agli giocatori che ha modo di vedere, in futuro potranno esserci, o magari già ci sono in erba, ovviamente senza chiedere il nome, dei futuri campioni. Adesso non voglio scomodare i Baggio e Del Piero e Totti, però qualche talento che tra qualche anno potrà di nuovo farci emozionare, a prescindere dalle tifoserie, ma farà emozionare tutti i tifosi e amanti del Ma noi non calcio. abbiamo, io dico sempre che noi non abbiamo, rispetto a quegli anni, diciamo, in cui avevamo veramente un gran numero di bravi giocatori o di ottimi giocatori o addirittura di fuori classe, non abbiamo, non abbi non è, il problema non è che non abbiamo il talento, ce l'abbiamo il talento, c'è qualche giocatore di talento, il problema è che, diciamo, non riusciamo ancora, non riusciamo, o ultimamente non riusciamo più a produrre giocatori in grande numero, no? Abbiamo purtroppo, è una constatazione, abbiamo molti stranieri, sicuramente questo non facilita l'ingresso dei giovani nelle prime squadre. Ogni domenica in Serie A gioca una media di 35-40 italiani in totale, di cui solo pochissimi sono italiani, quindi vi lascio immaginare la difficoltà anche di fare una nazionale da 21. Dobbiamo andare a pescare giocatori che magari non giocano nei club, quando una volta magari se tu non giocavi nel club la nazionale la perdevi, ecco. Quello che forse mi può preoccupare un po' è il fatto che mi pare che il ricambio non ci sia un gettito continuo di giocatori, ecco, non ci sia un gettito continuo di giocatori. Ci sono dei giocatori molto bravi, ma non abbiamo per esempio la situazione che c'è in Francia, che possono avere 60, 70, 80 giocatori per categoria, per annata, tutti più o meno dello stesso livello. Ecco, questa cosa qui un po' ci manca, e siamo legati a, diciamo, ad alcuni giocatori che magari ci scambiamo fra le nazionali, insomma, ecco, perché sono i più bravi, no? E quando invece dovremmo riuscire,
Chiaramente questo è un compito soprattutto dei club, perché noi dipendiamo dal lavoro dei club, per la maggior parte. Dobbiamo riuscire a produrre un numero di giocatori che ci consenta di rendere autonome le varie nazionali, insomma. Su questo capitolo, seppur in chiave diversa, qualche giorno fa anche il presidente Gravina, commentando la situazione attuale, ha detto che il numero dei tesserati è diminuito rispetto alle precedenti stagioni. Inoltre c'è questa situazione di emergenza dove, che va a colpire tanti settori della nostra vita, ma in particolare, e spesso magari ce ne dimentichiamo, va a colpire i giovani, sia a livello scolastico che con la formazione a distanza, ma anche a livello fisico e motorio. E su questo le faccio due domande. Questa situazione pensa che potrà influire nella crescita e nello sviluppo dei giovani da un punto di vista caratteriale, ma anche proprio atletico? Guarda, allora, faccio una premessa. Diciamo, noi i problemi li avevamo anche prima del Covid, sicuramente li avevamo. Cioè, abbiamo un grosso rapporto, una grossa difficoltà nel rapporto, per esempio, scuola-sport. Una cosa che vedendo anche, diciamo, io in giro tutta Europa, vedendo anche negli altri stati, il rapporto è molto più stretto. Lo sport è considerato come una disciplina quasi obbligatoria, il numero di ore maggiore, insomma, la cura del proprio corpo, al di là dello sport agonistico, è molto più presente nella cultura degli altri popoli, insomma. Quindi noi nel momento in cui, diciamo, sono venuti a mancare un po' il modo di divertirsi all'aperto, no? Adesso ci si diverte un po' meno all'aperto, non abbiamo saputo in quel momento lì, e spero che ci riusciremo non abbiamo saputo switchare verso un qualcosa di diverso, di sostitutivo. Quindi un ragazzo arriva a 13-14 anni che si è mosso veramente poco, che ha fatto poco movimento, che ha fatto poche esperienze anche motorie, coordinative, e quindi è difficile che uno scoordinato diventi poi un buon giocatore, piuttosto che un buon tennista, piuttosto che un buon pallavolista. Quello spazio lì, secondo me, deve essere riempito dalla scuola, insomma. Ecco, dobbiamo trovare un sistema per inserire lo sport. Questo è il mio giudizio, naturalmente. Trovare un sistema per inserire lo sport in maniera seria dentro la scuola, come fanno alcune anche nazioni. Mi viene in mente adesso la Croazia, che con 4-5 milioni di abitanti riesce a produrre sportivi di altissimo livello in tutti gli sport, no? Poi sicuramente il Covid, su una situazione già precaria di sé, non ci sta dando la mano, è sicuro, insomma, ecco. Però non mi sembrerebbe ridurre il problema dicendo che è il Covid che non permette ai ragazzi di fare movimento. No, il movimento i ragazzi lo facevano poco, purtroppo, molto anche prima, perché sovraccarichi di compiti, perché comunque il sistema, il gioco, diciamo, dell'esperienza della corsa, del salto, si è passati all'esperienza diciamo, del gioco elettronico, della PlayStation, dell'internet. Noi dobbiamo trovare il modo, a mio avviso, per sostituire questo tipo di o non sostituire, per riempire quel vuoto che si è creato nell'esperienza motoria che uno di solito si fa nella giovane età, che ti dà la base per capire la traiettoria, per dire, di una palla, piuttosto che per muoversi nello spazio, perché ho questa impressione, insomma, ho questa impressione che non abbiamo saputo fare questa cosa, mentre in altri stati, devo dire, hanno fatto grandi investimenti. Mi viene in mente anche per l'Islanda, uno degli ultimi paesi in cui ho giocato, che sono in 40 milioni in 40.000 abitanti, come una cittadina da noi, e riescono a fare delle squadre internazionali di buonissimo livello, con grandi investimenti dal punto di vista del governo, su campi sportivi al coperto, ecco, noi strutture, mentalità, forse anche la crisi economica sicuramente non ci aiuta, però insomma, bisogna provare a fare qualcosa di diverso, anche perché l'educazione allo sport ci darà dei vantaggi non solo in termini sportivi, ma anche in termini di educativi, perché lo sport educa. Non ci dobbiamo dimenticare che molti dei fenomeni che ci preoccupano molto, tipo il bullismo, tipo la droga, l'alcolismo, la mancanza di rispetto verso gli altri, deriva spesso da soggetti che sono estranei allo sport, no? Da ragazzi che non hanno fatto questa esperienza.
prendere tornare un po' all'esempio del multisport che tanti paesi del nord già praticano, anche in società di calcio, abbinando il calcio a rugby o altre attività per far sperimentare il più possibile ai ragazzi. Sicuramente, dopo devo dirti che lo sport fatto nelle 2 o 4 ore o 6 ore a settimana non è quello lì che fa la differenza, no? È proprio inserire lo sport come nella cultura. Tu vai al nord, lasciano le palestre aperte 24 ore, tutti prima di andare in ufficio fanno far jogging, ma è proprio una questione di centralità dello sport. Cioè, per loro lo sport è una parte della vita, non è un accessorio alla vita. E questo è il cambiamento grande che dovremmo riuscire a fare, perché fino ad ora, per dire anche, penso al calcio, ci sono piovuti i giocatori senza fare un grande lavoro, insomma, ecco, perché venivano fuori da dei contesti dove erano abituati a giocare tranquillamente. Adesso ho l'impressione che questa cosa non basti più, e ci sia bisogno proprio di supportarla con una mentalità diversa, con un'applicazione verso quello che è lo sport diversa. E le ultime due domande prima di chiudere questa chiacchierata, questa intervista, in virtù di questa problematica, quale consiglio o quali consigli, si sente di dare, ai giovani in generale che vogliono praticare calcio, che vogliono praticare altri sport, ma nella vita in generale? Ora, ai giovani sinceramente non credo di poter dare molti consigli, credo di poterne dare qualcuno a chi magari li segue nello sport, ecco, di cercare di seguire la loro passione, insomma, di non mortificarli, perché c'è un grande problema di abbandono dello sport, no? Anche quando dei ragazzi con entusiasmo si apprestano a fare dello sport, magari trovano delle persone che non sono adatte a coltivare questa passione, no? E mentre una volta il ragazzo aveva opportunità e diciamo sopportava, adesso i ragazzi di adesso non sopportano più, hanno bisogno della gente che li accompagni, hanno bisogno di gente che sappia capire quali sono i loro bisogni. Ecco, noi dobbiamo creare entusiasmo attraverso gli istruttori, non attraverso i ragazzi l'entusiasmo ce l'hanno, casomai sono gli istruttori che fanno passare, insomma, ecco. Quindi ci vuole competenza, ci vuole passione, ci vuole volontà di capire di che cosa hanno bisogno questi ragazzi, perché dobbiamo partire da lì. A conclusione, le chiedo così un saluto a chi guarderà questa intervista e ai tifosi del Lumezzane, visto che siamo in casa Lumezzane, ma ecco appunto in generale a tutti i tifosi in generale. Lei comunque è l'allenatore della Nazionale Under 21, perciò ha un saluto ben più ampio. No, io saluto in particolare i tifosi di Lumezzane, che comunque anche in quella annata hanno cercato di stare vicino alla squadra, e vi saluto tutti. Io ricordo sempre, ripeto, con grande piacere quell'esperienza, e spero che possiate in qualche modo risalire, sperando di passare anche questa cosa che magari adesso vi sta tenendo fermi, se non sbaglio, di ripartire e riportare Lumezzane, città importante come Lumezzane, e riportarla ai livelli che merita, perché è una piazza che merita altri livelli. Mister, io la ringrazio molto della disponibilità, così come ringrazio anche l'ufficio stampa della federazione per questa intervista e che dire, grazie ancora e buona giornata. No, grazie a voi, è stato un piacere. Buona giornata a tutti.